Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Ho apprezzato molto che molti di voi abbiano gradito i contenuti che porto. Visto che il canale è in crescita, ho deciso che non porterò più un video alla settimana, ma ben due. Prima di iniziare, voglio ricordarti, come al solito, di cliccare sulla campanellina delle notifiche e di iscriverti al canale, in modo tale da poter sostenere questo canale. Detto questo, cominciamo. Il primo video mostra questi ragazzi mentre praticano una seduta spiritica. Questa pratica è stile tavola Ouija. La differenza è che vengono disposti a cerchio dei fogliettini con le lettere e centralmente viene messo un bicchiere e i due poggiano il proprio dito sul bicchiere. Ad un certo punto il bicchiere incomincia a muoversi. I due ragazzi fanno l'errore di togliere tutte e due le mani. Una volta tolte, il bicchiere incomincia a muoversi da solo, come se venisse spostato da una forza invisibile. Una voce demoniaca si sente durante la seduta e ad un certo punto uno dei ragazzi batte violentemente la testa sul tavolo. Ciò che succede dopo è terrificante. Uno dei ragazzi, che aveva tolto il dito dal bicchiere, cade con la testa violentemente sul tavolo. L'amico, preoccupato, incomincia a scuoterlo. Il ragazzo rialza la testa, ma la sua espressione è cambiata. Il suo viso è più allungato e i suoi occhi sembra che escano fuori dalle orbite. E con un ghigno maligno guarda verso la telecamera. A quel punto è il caos totale. Il prossimo filmato mostra questo ragazzo mentre gioca con altri amici al solito rito del bicchiere, stile tavola Ouija. Ad un certo punto il ragazzo inarca la testa. Con lo sguardo rivolto al soffitto, i suoi occhi diventano bianchi. Tutto ciò fa capire che il giovane potrebbe essere sotto l'influenza di una possessione demoniaca. Sara? 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 Sara, sta bien? Sí. Sara, ¿vos querés decir algo? Bueno, si vos lo decís, yo te escucho. Decímelo. Il giovane, dopo qualche minuto, sembra tornare alla normalità. Ritornato lucido, il ragazzo ritorna a giocare. ¿Nos querés decir algo vos? ¿Me? Bueno, a ver si le decimos que sí. No sé qué es lo que es, yo no olvido la cosa. Bueno, Sara. Sara, ¿podés dejarlo a Pablo? Il ragazzo ha ricominciato il gioco, torna di nuovo in trance. Gli amici tentano di farlo ritornare in sé. Una volta tornato lucido, gli amici decidono di sospendere la seduta. È un momento che so salire. Sì, perché chi so salire? Molti conoscono già il rito di Bloody Mary, che consiste nello spegnere la luce, mettersi davanti a uno specchio, accendere una candela e nominare per tre volte il nome di Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Il ragazzino, che si fa riprendere dalla sua telecamera, tenta di evocare lo spirito di Bloody Mary, quindi spegne la luce, accende una candela e ripete non tre, ma più volte il nome di Bloody Mary. E dopo un po', qualcosa incomincia ad accadere. Bloody Mary, Bloody Mary,
Due di muore. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bueno, ¿qué tal? ¿Puedes ir? No ha pasado, ya he dicho 18 veces en realidad. Y no ha pasado nada, ¿eh? Estoy un poco sudando. Calor que hace. Igual. Me cago en la puta. ¿Qué? ¿Vieron eso? No, no es. Il ragazzo nomina per 3 volte il nome di Bloody Mary, ma non succede nulla. Quindi continua a ripetere il nome Bloody Mary, Bloody Mary. E ad un certo punto un tubo metallico incomincia a muoversi. Allo stesso tempo alcuni prodotti vengono buttati a terra dalla specchiera da una forza invisibile. Ciò terrorizza il ragazzo che prende la telecamera e decide di andarsene il più veloce possibile. Meglio non mettersi davanti a uno specchio e pronunciare frasi di cui non si sa nemmeno il significato. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Prima di lasciarvi, voglio darvi un consiglio. Ci sono rituali di evocazione che magari potreste pensare di fare per gioco, ma io vi consiglio di non provarci mai, perché non potreste sapere chi potrebbe esserci dall'altra parte. Il video finisce qui, ragazzi. Noi ci rivediamo sabato con un nuovo video sul paranormale. Alla prossima. Ciao.